Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi in questo video vi mostrerò come ho realizzato questo diorama, che rappresenta l'angolo di una via con un artista di strada. Più esattamente, si tratta di un violinista in compagnia del suo cane. L'ambientazione è puramente di fantasia, anche se ho cercato di riprodurre un'atmosfera che potesse richiamare lo scorcio di una cittadina della Bretagna all'inizio dell'Ottocento. Bene, ma adesso iniziamo subito con la costruzione. Ho iniziato disegnando una lima della base, con il profilo della strada e del marciapiede. Per realizzare il pavimento della strada e del marciapiede utilizzerò il carving foam. Aiutandomi con un listello vado a tracciare tutte le linee per incidere le pietre della strada e del marciapiede. Una volta terminato di tracciare tutte le linee, vado ad inciderle utilizzando un incisore di metallo. Cerco anche di creare una leggera texture effetto pietra, utilizzando un sassolino di tufo. Una volta terminata la texture, vado a rifilare la strada e a ritagliare la base in polistirene da 3 cm, su cui poi incollerò il tutto. Vado ora a separare la strada dal marciapiede, in modo da poterli incollare sulla base mantenendo il marciapiede rialzato. Ritaglio un pezzo di polistirene dello stesso spessore della strada, su cui poi incollerò il marciapiede. Vado ora ad occuparmi del primo piano dell'edificio. Sempre aiutandomi con la lima della base, vado a ritagliare dei pezzi di polistirene che mi serviranno per creare il supporto su cui poi incollerò i muri. A questo punto, dopo aver disegnato una lima della facciata, vado a costruire una porta e una finestra. Per farlo utilizzo come sempre dei listelli di balsa. Per simulare le chiodature sto utilizzando dei piombini da pesca tagliati a metà. Vado ora ad incidere il muro. Inizio con l'arco della porta e poi realizzerò una mattonatura in pietra su tutto il muro del primo piano.
vado a cercare di nascondere un po' la giuntura all'angolo del muro, utilizzando dello stucco. Inizio adesso ad occuparmi del secondo piano. Per prima cosa vado a ritagliare dei pezzi di polistirene per creare il volume su cui poi incollerò le pareti. Aggiungo qualche goccia di cian acrilica per accelerare la presa. Vado ora a ritagliare le pareti del secondo piano. Utilizzo del polistirene da 1 cm di spessore, in modo che incollandole poi sul supporto formeranno la sporgenza rispetto al primo piano. Vado ora ad incollare del polistirene su del cartoncino spesso, perché voglio costruire una finestra a 3 archi con il contorno in pietra da collocare sulla faccia frontale del secondo piano. In questo modo riuscirò ad irrobustire tutta la struttura e renderla più agevole da incidere e maneggiare. Il secondo piano è formato da una struttura a graticcio e quindi vado a simulare le travature con dei listelli di balsa. Ho dovuto aumentare un po' l'altezza delle pareti in modo da evitare che il tetto vada troppo a ridosso della finestra frontale. Per realizzare le tegole utilizzo ancora dei listelli di balsa. Inizio a posare le tegole incollando prima un listello per partire con la giusta inclinazione. Vado ora a sistemare i bordi del diorama.
Infine ho dato una stuccata a tutte le giunture. Inizio ora la fase di pittura. Prima di tutto vado a dare una mano di fondo su tutto il modello, utilizzando del colore acrilico con l'aggiunta di colla vinilica. Procedo ora dando il colore base, utilizzerò una serie di marroni e dei grigi di varie tonalità. Vado a dare i colori mescolandoli direttamente sul pezzo, cercando di creare varie sfumature. Aggiungo qualche tonalità di marroni alla tavolozza e procedo dipingendo le parti in legno. Una volta che il colore è asciugato, vado a riempire le fughe della pietra con un fugante. Aggiungo un po' d'acqua fino ad ottenere un impasto morbido e facilmente stendibile. Vado a togliere l'eccesso con una spugna umida. Infine vado anche un po' a tamponare con uno straccio asciutto. Per il muro dell'edificio utilizzerò un fugante più chiaro. Procedo ora con la fase finale della pittura. Inizio con una lavatura molto diluita sull'intonaco e proseguirò poi con lumeggiature e lavature sempre più mirate su tutto il modello, andando a creare tutti quegli effetti di invecchiamento come umidità e sporco. Vado anche ad incollare porte e finestre
e a inserire anche qualche accessorio. Per completare il bordo utilizzo un colore acrilico nero. Infine aggiungo anche una lampada sulla strada, utilizzando questo kit di accessori della Mini Art. A questo punto mi sono occupato dei personaggi. Ho creato questo violinista con Heroforge e poi l'ho scaricato e stampato con la mia stampante 3D. Bene, il video si conclude qui. Vi ringrazio per avermi seguito e spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a mettere un mi piace qui sotto e se non lo avete ancora fatto anche ad iscrivervi al mio canale, cliccando sulla campanella, in modo da ricevere la notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Bene, ora non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo progetto e al prossimo video. Ciao!